Buongiorno a tutti. Oggi vi svelo quanto pesa un uovo. Prendiamo un uovo medio, uno di quelli di categoria normale, quindi non quelli grandissimi. E vi svelerò quanto pesa rispettivamente il tuorlo, l'albume, l'uovo intero e l'uovo con il guscio. Innanzitutto prendiamo una bilancia di precisione e appoggiamo un contenitore sopra. Poi apriamo l'uovo. Lo sgusciamo lentamente in modo da dividere l'albume dal tuorlo e cominciamo quindi col pesare l'albume. Ok, fatto. Puliamolo il più possibile. Come vedete, l'albume pesa circa 34 grammi. Dico circa perché non penso che possa essere sempre uguale in tutte le uova. Però, nella maggior parte dei casi, ho riscontrato che è così. 34 grammi per l'albume. Ora svuotiamo il contenitore. E andiamo a pesare il tuorlo da solo. Lo rimettiamo sulla bilancia. Ecco, questo è il peso del tuorlo, 18 grammi. Anche questo solitamente è sempre uguale, va dai 16 ai 18 grammi. E questo è il peso del singolo tuorlo. Ora riprendiamo l'albume di prima. Lo uniamo al tuorlo e vediamo quindi quanto pesa in totale l'uovo. Abbiamo un peso di 50 grammi. Come vedete è un peso precisissimo. Quindi l'uovo intero pesa 50 grammi, l'albume pesa 35 grammi e il tuorlo pesa dai 16 ai 18 grammi. Diciamo che, per essere precisi, 6 tuorli di solito pesano sempre 100 grammi. Ora, per curiosità, andiamo a pesare anche il guscio dell'uovo. Così andremo a scoprire quant'è il peso dell'uovo intero. 8 grammi. Quindi, sommati ai 50 grammi dell'uovo sgusciato, possiamo dire che l'uovo intero pesa 58-60 grammi. Rifacciamo la prova con un uovo intero e vediamo se i conti tornano. Eccoci, 60 grammi. Beh, come vi dicevo, non tutte le uova sono precisissime al grammo, però possiamo dire che il peso di un uovo medio è questo.